Esercizio 18, 5 moli di un gas perfetto, si trovano a pressione ordinaria, quindi un'atmosfera, in un contenitore di 150 litri di volume. Le domande: la temperatura del gas, questa è la risposta, quante particelle, questo è il numero di particelle, quanti grammi di gas, se il gas è anidride carbonica. C'è da notare che le prime due domande non richiedono la conoscenza del particolare gas anidride carbonica, soltanto l'ultima, i grammi di gas, diciamo, sono diversi in base al fatto di avere anidride carbonica o un altro gas. Le prime due domande invece non dipendono dal tipo di gas, perché i gas si comportano tutti allo stesso modo quando sono perfetti, cioè quando sono lontani dallo stato liquido. Quindi non è importante avere anidride carbonica o anche una miscela di gas come l'aria. Possono essere gas monatomici, gas nobili oppure biatomici, può essere qualsiasi tipo di gas purché lontano dallo stato liquido, quindi gas perfetti. Qui sono indicati i dati. E vediamo che manca la temperatura tra i dati perché infatti è l'incognita. Allora anche in questo caso, come negli esercizi precedenti, non c'è nessuna trasformazione che subisce il gas, quindi non va da uno stato A a uno stato B, è uno stato singolo e noi conosciamo in quello stato tre delle quattro grandezze fisiche. Le quattro grandezze fisiche sono pressione, volume, temperatura e moli. Noi ne conosciamo tre. La temperatura la ricaviamo dall'equazione di stato dei gas perfetti. Formula inversa, andiamo a sostituire i valori. Quindi la pressione un'atmosfera, il volume 150 litri, le moli N sono 5 moli, mol posso scriverlo, posso non scriverlo, è una unità di misura finta, fittizia. E R, anche in questo caso, utilizzo l'espressione in atmosfera e litri perché pressione e volume sono dati in atmosfera e litri. Vediamo le varie unità di misura, atmosfera e litri si semplificano, moli, che è un'unità di misura finta, comunque si semplifica e rimane alla fine Kelvin, 365 Kelvin. La seconda domanda è il numero delle particelle. Stavolta dobbiamo usare quest'altra formula che non usavamo nei due esercizi precedenti. Questa formula è intuitiva perché ci dice che il numero di particelle contenute nel contenitore pieno di gas si può calcolare conoscendo il numero delle moli. Sono 5 moli. Sappiamo che ogni mole contiene un numero di Avogadro di particelle, questo indipendentemente dal tipo di sostanza, può essere acqua, gas, può essere liquida, solida, quindi una mole di una sostanza qualunque contiene sempre un numero di Avogadro di particelle, qui di moli ne abbiamo 5 e quindi sono 30,1 per 10 alla 23, 6 per 5 è 30 particelle. L'ultima domanda è la massa di gas contenuta qua dentro. E qui è importante invece specificare il tipo di gas, perché il risultato sarà diverso in base al tipo di gas. Nel caso dell'anidride carbonica, questa è la molecola e la massa della molecola, la massa molecolare è 44 UMA, perché i due ossigeni portano 16 nucleoni ciascuno e il carbonio ne porta 12. Quindi in totale sono 44 nucleoni nella molecola. Quindi la massa molare è 44 grammi, basta togliere UMA, mettere grammi. Ricordiamo che passare dalla singola molecola alla mole vuol dire un numero d'Avogadro, cioè vuol dire prendere un numero d'Avogadro di queste molecole. Ora che conosco la massa molare, posso subito calcolare la massa di gas presente qua dentro. Infatti, se fosse una mole, ma in realtà sono 5 moli, ma se fosse una mole, di anidride carbonica, io qua dentro avrei 44 grammi, la massa molare. Ma io ho 5 moli, quindi basterà moltiplicare, la massa di una mole per 5. Quindi ho 220 grammi di gas nel contenitore. La formula che abbiamo utilizzato è la solita formula che ci dice come calcolare la massa totale di un gas conoscendo la massa di una mole. Basta moltiplicare per il numero di moli. C'era anche un altro modo per calcolare la massa di gas qua dentro. Basta sommare le masse di tutte le particelle. Io so qual è la massa di ciascuna particella, è 44 UMA.
E so anche quante particelle ci sono là dentro, perché l'ho calcolato prima il numero di particelle. Quindi basterà moltiplicare il numero delle particelle nel contenitore per la massa di ciascuna. Quindi usare questa formula, il numero delle particelle per la massa di ciascuna, e questo mi dà la massa del gas contenuto nel contenitore. Il numero di particelle è questo, la massa di ciascuna la devo trasformare in grammi. Quindi 44 UMA, al posto di UMA scrivo 1,66 per 10 alla meno 24 grammi, che è la massa di un nucleone, quindi di un protone o di un neutrone. Il risultato è lo stesso di prima, 220 grammi. Come ultima osservazione, vediamo quali formule abbiamo utilizzato, non le equazioni di trasformazione, quindi non l'equazione dell'isobara, l'isoterma, l'isobara, isoterma, l'isocora, nessuna delle tre, perché è uno stato singolo, quindi ho usato l'equazione di stato dei gas perfetti. E poi ho utilizzato queste formule che mi permettono di calcolare il numero di particelle, la massa del gas, oppure quest'altra, dove ho calcolato la massa del gas, conoscendo quante particelle ci sono e qual è la massa di ciascuna.